Questa mattina ospiti della rassegna stampa di Rete 8 i colleghi della TGR Rai, in particolare di Buongiorno Regione, Alberto Tundo e Gianni Ian Morelli. Se Buongiorno Regione su Rai 3 ospita quotidianamente i giornalisti dei vari media, oggi accade il contrario. Il direttore di Rete 8 Carmine Perantuono e il direttore del centro Piero Anchino hanno interagito con gli studi Rai parlando di giornalismo e della sinergia tra Rete 8 e il centro. Insomma, rassegna stampa partecipata stamani con la collaborazione dei nostri tecnici Andrea Di Fabio e Danilo Cinquino. In che momento della vostra routine ci troviamo? Beh, ci troviamo già in una fase avanzata del nostro lavoro che inizia molto presto in televisione, proprio per la rassegna stampa, che è uno degli appuntamenti a cui i nostri telespettatori sono più affezionati, lo testimoniano anche gli ascolti, colleghi che arrivano un po' prima naturalmente per leggere e digerire il giornale e poi proporlo allo stimolo, alla riflessione dei nostri telespettatori, affinché magari si abbia anche un'interesse a poterlo acquistare in edicola. Questa naturalmente è la nostra intenzione, non quella proprio di leggerlo integralmente. Con noi c'è anche Piero Anchino, che è il direttore del centro. Quindi il progetto dell'editore è proprio questo, di creare un polo di informazione, diciamo anche unico, benché le due entità viaggino su binari separati, però l'obiettivo è di rafforzare il prodotto con una serie di intrecci, chiamiamoli così, con una sinergia forte, importante, su cui stiamo lavorando e che, a mio avviso, ma a nostro avviso di tutti, di Carmine, di tutta la squadra, sia del centro Mi lascia soddisfatto. di Rete 8, esatto, sì, siamo soddisfatti e siamo convinti di poter ottenere risultati ancora più importanti.